E di Nilson Dao, uno dei protagonisti di questo incontro, un incontro che avete vinto per 7-2. È funzionato tutto per quel che riguarda la vostra squadra, soprattutto dopo un inizio difficile siete stati molto bravi a ribaltare la situazione. Sì, penso che la squadra abbia giocato bene, abbiamo fatto una buona partita, anche se loro hanno iniziato forte, però abbiamo saputo sfruttare le occasioni e abbiamo avuto un vantaggio là all'inizio, 5-1. Quindi poi secondo tempo abbiamo gestito un po' la partita. Claudio Lopopolo, portiere del Poker X Martina, una partita che sul campo avete vinto sembra quasi agevolmente, in verità ci sono state delle difficoltà, soprattutto nel primo tempo quando siete passati in svantaggio, avete comunque avuto una reazione davvero molto molto convincente. Sì, l'inizio del Latina è stato, diciamo, come il suo nome, rapido. Hanno iniziato alla grande attaccando, ho parato bene su tre conclusioni loro, una in uscita bassa, ci hanno dimostrato di essere una grande squadra, ce l'aspettavamo che in casa facessero loro la partita, infatti all'inizio siamo partiti un po' bassi, poi hanno trovato quel gol che hanno meritato giustamente, però siamo riusciti a venirne fuori da grande squadra andando in vantaggio e allungando nelle poche occasioni che ci sono capitate alla fine. Ma io non dico i 10 minuti, sono frazioni di secondi che purtroppo anche a Napoli si sono costate care. Io non so più come per farglielo capire a questi ragazzi, forse pensano di stare ancora in Serie B. Questa è una categoria dove non ti puoi permettere quelle disattenzioni che oggi ci hanno portato a regalare la partita, perché nel primo tempo purtroppo abbiamo veramente regalato 4 gol a tu per tu con il portiere. È ovvio che poi nel secondo tempo, seppur disputato dignitosamente, perché credo dignitosamente è stato disputato, perché alcuni atteggiamenti dei ragazzi non mi sono assolutamente piaciuti, ne parleremo in settimana. Io non è accettabile che ci siano atteggiamenti di sufficienza. Noi non eravamo partiti per vincere il campionato, però credo che questa società ha fatto degli sforzi per mettere a disposizione il tecnico una squadra che non deve fare queste figuracce. Ci sta la sconfitta, però oggi abbiamo fatto veramente una pessima figura di fronte a un palazzetto pieno in tutti gli spazi, quindi a me questa è la cosa che fa più male. Perdere ci sta, sono un uomo di sport e so che dobbiamo accettare la sconfitta, ma fa male il modo in cui com'è maturata. Sicuramente chi sta sostituendo Lazzarini me lo sta facendo rimpiangere, questa è la verità. Lazzarini è una perdita immensa, è inutile che ci giriamo intorno, purtroppo si è rotto il crociato e quindi inevitabilmente salterà tutto il campionato. Ma la cosa che grida vendetta, che è veramente scandalosa, è dover fare a meno di un giocatore per una regola che è assurda. Voglio dire, noi dobbiamo dare un giocatore alla nazionale argentina per disputare i mondiali e non c'è una regola che ci tutela per poter spostare le partite o per fermare il campionato. Questo è veramente una cosa che non riesco a perdonare alla federazione. E la verità è che sapevamo che, insomma, per quanti sforzi avessimo fatto, che non potevamo competere con le prime della classe. Però ripeto, io non ho chiesto né piazzamenti né salvezze né primi posti, ho chiesto soltanto impegno e concentrazione. Questo non c'è stato e dovranno rendermi conto di certi atteggiamenti, perché poi inizieranno a conoscere forse un presidente che non hanno mai conosciuto in questi 4 anni. Io non accetto certi comportamenti, voglio impegno, concentrazione e voglio gente che combatte in mezzo al campo. Oggi ci sono stati momenti in cui ho visto una squadra che non appartiene al mio DNA e quello che io voglio.